Ricordo molto bene la scena del primo Fast and Furious in cui aprivano il cofano di un'auto e nel manomotore si vedevano questi tubi colorati. Era la prima volta per me e mi sono innamorato di quel prodotto in quel preciso istante e sono sicuro che molti altri lo hanno fatto come me e li ho desiderati da quel giorno. Si parla di manicotti siliconici di questo tipo. In questo caso abbiamo un kit specifico, quindi uguale all'originale, con i relativi imbocchi. Semplicemente, a differenza dell'originale, quello di serie in gomma, questo è in silicone, un materiale molto più resistente. Quindi, quali sono i vantaggi di questi kit siliconici? Sono fondamentalmente quattro. Il primo è di tipo prestazionale, ovvero il tubo in gomma ci perde una frazione di secondo per far passare l'aria, nel senso che una parte del tempo è impiegata per dilatarsi, quindi lui riceve l'aria, si dilata al suo massimo e poi la lascia passare, tra virgolette. Quello in silicone invece è molto più resistente, si dilata molto meno, quindi l'aria arriva al motore una frazione di secondo prima, non si perde quel tempo di dilatazione. E questo significa che disporremo qualche frazione di secondo prima dell'afflusso d'aria che ci serve. Questo è un vantaggio. E prestazionalmente abbiamo anche il secondo aspetto che ci aiuta, ovvero questi prodotti in silicone sono più isolanti rispetto al calore, se li confrontiamo con quelli in gomma di serie. Quindi quelli in gomma pescano l'aria calda, quindi la temperatura, il calore del vanomotore e lo cedono all'aria al loro interno, mentre quello siliconico no, l'aria più la manteniamo fresca, più risulta comprimibile, quindi ne riusciamo a immettere una maggiore quantità nella camera di combustione, con conseguenti vantaggi a livello prestazionale. Il terzo aspetto è di livello, insomma, è di resistenza, si parla di resistenza nel tempo. Quando elaboriamo un'auto, se riflettete un attimo sul circuito di alimentazione dell'aria, sono tutti componenti in metallo per lo più, quindi collettore di aspirazione piuttosto che intercooler, turbina. La parte più delicata è proprio il tubo in gomma, che è quello che cede prima, cioè che si rompe. Sostituendolo con questo tipo di prodotto eliminiamo questo problema. Il quarto vantaggio è di natura puramente estetica, non c'è da aggiungere molto altro, è affascinante vedere un vanomotore con questo tipo di tubi. E noi vendiamo questi prodotti e li trattiamo, insomma abbiamo diverse scelte. Se siete interessati a saperne di più, contattateci pure, siamo a disposizione. Mi raccomando, continuate a seguirci. Ciao ciao, a presto.